Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, ben trovati. Iniziamo questa giornata chiedendo alla grazia di Dio di farla santa, di santificare il suo nome in noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ieri Gesù nel Vangelo convocava i dodici e dava loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E poi, ecco, li manda ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Qual è questo annuncio che loro portano? Che viene anche definito buona notizia. È la lieta notizia che Dio Padre sta già regnando. E loro possono dire una cosa. Ciascuno di loro può dire sta regnando dentro di me. Sì, perché io ho aperto il cuore. E lui può regnare dentro di me e io ne sono felice. È questo che io ti annuncio. Questo annuncio può essere accolto, può essere anche non accolto, ma non importa. Perché io, ecco, sento di essere mandato a dirlo a tutti. Ecco, questo andare degli apostoli in giro per i villaggi sicuramente crea un tam-tam di notizie che fa il giro, diciamo così, il giro dei paesi, il giro del mondo, e le cose vengono anche all'orecchio di Re Erode. Ascoltiamo allora dalla voce di Donatella la lettura del Vangelo. Del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Da una parte Gesù con gli apostoli annunciano una cosa stupenda e gioiosa. Dio Padre sta regnando. Non regnerà chissà quando. Dio Padre sta regnando adesso. E la possibilità di partecipare al suo regno, di far entrare il suo regno in me, c'è adesso per tutti, per chiunque. Ecco, questa è la notizia stupenda che è da condividere con tutto l'universo. Ed ecco che giunge agli orecchi di Erode e per Erode diventa più una preoccupazione che una luce. In fondo, ecco, rappresenta anche quando dentro di me mi sento messo in discussione perché mi chiedo, ma sta regnando Dio o sto regnando io? Ecco sì, perché quando io lascio regnare Dio, il mio io comincia un po' a diffidare.
un po' a dubitare, ma come andrà a finire? Ma come potrò fare tutto quello che io pensavo, io volevo? Ecco, c'è una lotta all'interno, perché affinché regni Dio, ecco, il mio io deve essere, come dire, vinto e comprendere che la vera grandezza è proprio in questa piccolezza, in cui il mio io si fa piccolo e scopre che è Dio stesso a dargli la vera grandezza, la grandezza di figlio. Ecco, è una lotta interiore che tutti affrontiamo. Sta regnando Dio o sto regnando io? Quando comprenderò che il farmi piccolo nell'io è la vera mia grandezza, quando comprenderò che il regno di Dio non porta via la vera grandezza dell'uomo, ma la aumenta, la porta alla sua verità, allora magari arriverò ad arrendermi e vincerà il regno del Padre nel mio cuore. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per E col tuo spirito. intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Che il mio io, quando ha un approccio superficiale con Dio, con la verità, nella superficie avverte solo che ci rimette, perché la verità ti toglie qualcosa, ma se vai in profondità scopri che la verità ti toglie le illusioni, le false sicurezze, ma ti dà le cose vere, le cose che non crollano. Ecco, ma devo andare in profondità per accogliere questa luce, se no vedo solo che ci rimetto, che ci perdo qualcosa, ma non vedo cosa ci guadagno. Quindi ci perdo, diciamo, le cose vuote, le cose illusorie, le cose che sono inganni, e ci guadagno le cose vere, che sono sempre umili, piccole, ma infinitamente solide, ancorate in Dio, nel suo amore.